della mia cugina ed eccomi qui pronta a recensire un altro prodotto della Gecotec, il microonde Proclean 9110 Full Inox. Questo meraviglioso microonde, adesso lo andremo ad aprire insieme, andremo a vedere tutte le caratteristiche e alla fine lo andremo anche a provare. Iniziamo con aprire lo scatolo. Quindi, grazie all'azienda Gecotec per avermi scelta. Sono davvero, davvero troppo contenta. Quindi apriamo tutti i laterali e lo andrò a recensire per voi. È gigantesco, grande, 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 grande. Quindi vado a togliere la parte di polistirolo. E adesso dovrò cercare di togliere questo grandissimo microonde da questo scatolo, sarà un'impresa. Allora, vediamo un po'. Senza fare danni, se è possibile, Denise, ve lo dico da sola. Ok, ci sto riuscendo. Ed ecco qui, quindi togliamo questo scatolo. Ed eccolo qui il microonde, è meraviglioso. L'estetica è davvero spettacolare, eccezionale. E poi la cosa che mi piace tantissimo è l'effetto specchio. Se vedete, è come uno specchio. Bene, adesso avvicino la camera e andremo a vedere da più vicino come si presenta. Bene, allora questo microonde ha una capacità di 30 litri, ha la funzione grill e, come vi ho detto, il design frontale è con effetto specchio. Bene, adesso lo vado ad aprire e vi mostrerò all'interno cosa c'è. Prima di andarlo ad aprire però voglio dirvi le misure. Le misure esterne sono 51,4 x 39,3 x 31,6, mentre l'interno è di 33,2 x 38 x 22,6 cm e il diametro del piatto è di 31,2 cm. Bene, è arrivato il momento di aprirlo. Quindi all'interno troviamo il manuale delle istruzioni e troviamo anche le istruzioni in italiano qui, quindi già abbastanza utile. Bene, lo mettiamo per adesso da parte. Poi troviamo la griglia, per la funzione grill, ed infine troviamo il piatto che devo fare molta attenzione a non farlo cadere.
un piatto abbastanza grande, bello pesante, e troviamo anche il carrellino da mettere all'interno. Quindi metto il carrellino all'interno e vado a posizionare il piatto. Perfetto. Qui abbiamo i pulsantini di accensione, la manopola. Adesso vado ad accenderlo e vi mostrerò le varie funzioni. Bene, dopo aver inserito la spina, premiamo il pulsante di accensione. Praticamente qui spuntano la potenza, siamo a 1000. Se ripremiamo nuovamente 800, se ripremiamo nuovamente 600, 400, 200 e poi ritorna nuovamente a 1000. Il pulsantino qua sotto invece, quindi lo premiamo a lungo e con la manopola andiamo a cambiare l'orario. Allora, sono le 10:31. Premo e confermo e abbiamo inserito l'orario, facilissimo. Lo stesso pulsantino per cambiare l'orologio serve anche da scongelamento, infatti decidete voi in base a quanto pesa il vostro alimento. Qui abbiamo lo stop e il play, qui sotto. Qui sopra invece abbiamo il grill. Potete decidere i secondi, che va da 10 secondi, da 10 secondi fino ad arrivare a un'ora. Premendo invece l'ultimo pulsantino sotto al grill, c'è scritto auto cooking. Allora, sono andata a vedere nel libro delle istruzioni e vi leggo quello che c'è scritto. Allora, praticamente il microonde dispone di 8 programmi predeterminati. Allora, se premiamo, torno indietro, quindi se premiamo A1 significa che potete fare i popcorn e l'ideale sarebbe cucinare da 85 a 100 grammi di popcorn. Se premiamo A2 significa che possiamo riscaldare da 0,2, quindi 200 grammi, fino a 1 kg di cibo. Premendo nuovamente abbiamo scritto A3 e serve per i liquidi, e qui c'è scritto che l'ideale per riscaldare da 250 a 500 ml di liquidi, e il liquido dovrà essere tra 5 gradi e 10 gradi e non bisogna chiudere il recipiente. Premendo A4 abbiamo la funzione pizza. Significa che possiamo andare a riscaldare uno o due porzioni di pizza. Tutto questo è scritto nel libro di istruzioni, che vi consiglio di leggere molto attentamente, perché chi non conosce bene l'apparecchio è utile il libretto di istruzioni, anche se so bene che non tutti lo leggono, la prima io. Però quando c'è una cosa che non so, invece di andarlo a smanettare per romperlo, diciamo tra virgolette, vado a prendere il libro di istruzioni e vado a leggere. Adesso vi mostro più da vicino l'interno del microonde. Bene, quindi qui c'è la lucina, tutto rivestito in acciaio inox. È abbastanza spazioso all'interno, come vi ho detto, effetto specchio. Ciao ciao, ci sono io. Adesso andrò a togliere questa carta qui,
dove c'è scritto interamente in acciaio inossidabile, facile da pulire, resistente. Vi faccio vedere aprendolo, è abbastanza resistente, vedete? Ne vale la pena. Bene, ho posizionato il microonde nella sua postazione accanto al robot Mambo 10070, sempre della Gecotec, e adesso vi mostrerò come preparo io i popcorn all'interno del microonde e vi mostrerò in questo caso la funzione auto cooking. Per fare i popcorn nel microonde ci serviranno 6 cucchiai di popcorn, 6 cucchiai di acqua, perché li andrò a fare light, però voi potete inserire anche l'olio se volete, e una ciotolina in vetro. All'interno della ciotolina vado ad inserire 6 cucchiai di acqua. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E adesso aggiungo 6 cucchiai di mais. Due, tre, quattro, cinque e sei. Do una mescolata e adesso prendo la pellicola trasparente, quella per alimenti, e vado a coprire la ciotola. La pellicola deve essere ben tesa, mi raccomando. Adesso con un coltello vado a creare 3 fori, anzi 4. Ok, adesso inseriamo all'interno del microonde. Chiudiamo. E adesso vado a cliccare sulla funzione auto cooking. Quindi nel libro delle istruzioni c'è scritto A1 per i popcorn. Bene, adesso avvio. E mi dice che ci vogliono 2 minuti e 40 circa per ottenere i popcorn. Mancano 7 secondi alla fine. Bene, è terminato, spunta la scritta end. Alla fine ho dovuto aggiungere altri 2 minuti, quindi sono stati all'interno 4 minuti e 40 circa. Ad aprire e i popcorn sono pronti. Adesso li tiro fuori, ma mi raccomando, dobbiamo fare molta attenzione a non bruciarci. Bene, tolgo anche la pellicola trasparente, ma mi raccomando, facciamo attenzione per via del vapore che si è creato all'interno della ciotola. Vedete? I popcorn sono pronti. Versione light, ovviamente. La Gecotec è una garanzia. Ve lo assicuro al 100%. Guardate, anche se bruciano. Assaggiamo. Belli croccanti, come piacciono a me. E soprattutto sono privi di grassi, la cosa molto più importante. Bene, il video termina qui. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete questo video con tutti i vostri amici e parenti. Lasciate sotto un bel commento, mi raccomando, e soprattutto date un'occhiata all'azienda, al sito Gecotec, non ve ne pentirete, giuro. Ciao ciao, un bacione e alla prossima!